Questo vuole essere un primo segnale per questo Natale, per le famiglie e per i loro figli che hanno difficoltà anche a livello scolastico. L'iniziativa mi è sembrata una cosa importante, l'ho spesata immediatamente e ho ritenuto di poter avvicinare subito chi è sensibile a questa situazione. Ad Asti, in carico ai servizi sociali, abbiamo 208 famiglie fragili con più di 300 bambini. Bambini che si sono trovati maggiormente in difficoltà con la didattica a distanza. Molti non avevano gli strumenti adatti. Io ringrazio l'associazione Il Dono del Volo che vuole raccogliere fondi per poter comprare tablet, PC, ma anche quaderni, libri. Tutto il materiale che può servire per la scuola. Grazie, Il Natale è sempre lo stesso, ma quest'anno è un Natale diverso per causa del Covid e di tutte le limitazioni che ne sono derivate. Noi abbiamo pensato a questa iniziativa di raccogliere dei fondi per poter venire incontro a questa nuova forma didattica che è quella a distanza. Per cui con questi fondi contiamo di comprare PC, tablet e anche materiale didattico necessario. Abbiamo già avuto qualche donazione, ma sicuramente ne abbiamo bisogno di tante altre per poter venire incontro alle tante diverse esigenze di questi studenti. Grazie e buon Natale a tutti. Ed ecco che siamo arrivati alla mossa per il Natale dei bambini. Asti ha il palio, ha il mossiere. Noi abbiamo la mossa da fare. Noi dobbiamo versare per questi bambini che sono seguiti dai servizi sociali del nostro comune di Asti e dobbiamo dare la possibilità a questi bambini di arricchirsi con i mezzi per crescere più, meglio e crescere, diventare più grandi e molto più felici. Per fare questo bisogna versare qualcosetta. Qui c'è un IBAN che voi vedrete nel sottopancia, quell'IBAN lo potete utilizzare nella vostra banca ovunque voi siate perché il vostro cuore possa essere più contento in questo Natale di tristezza, ma che noi faremo diventare più gioioso grazie alla nostra donazione a questi bambini che saranno felici proprio per questi doni che noi diamo loro. Una grande azienda internazionale di un carissimo amico, parlo della BS e in particolare del suo amministratore delegato Beppe Sarvia. Ecco, questo è un inizio importante, è una cifra importante, ovviamente non la rendo pubblica per un discorso di privacy, però se altri seguiranno questa iniziativa sicuramente faremo felici tutti questi bambini e soprattutto le loro famiglie, augurandoli che questo contributo, piccolo o grande che esso sia, li possa aiutare nella loro attività e giungere, diciamo, a quel risultato che molti a volte non riescono ad arrivare proprio per difficoltà economiche. Questo è un messaggio importante e quindi invito tutti a prendere parte e auguro a famiglie, bambini e tutti quanti voi un buon Natale.